sia Carlo Persia, che è assessore del comune di Alessandria della Rocca. Bene, il senso di questa manifestazione di oggi qual è? Allora, è importante. Alessandria della Rocca è un territorio che nasce e dal punto di vista agricolo, perché poi dico alla fine Alessandria della Rocca è un territorio abbastanza vasto, ma prevalentemente agricolo, è un territorio in cui ci consente di fare qualsiasi tipo di coltivazione, dall'oliveto al mandorleto e dal vigneto. E la coltivazione tradizionale era quella del mandorleto, ma con il passare degli anni dal mandorleto si è passato all'oliveto. E allora, che cosa dico? Questo corso è importante per formare i giovani agricoltori, i giovani e i meno giovani agricoltori, a avere un'altra visione su nuove tecniche e sulla potatura e sulla trasformazione del prodotto. Questa sera, diciamo, abbiamo assistito a un suo intervento che è stato davvero interessante. Soprattutto quello che mi ha meravigliato è il fatto che viene utilizzato, diciamo, nel suo complesso soltanto un 20-15% delle olive, e la rimanente viene persa. Invece questa sera ha dato delle indicazioni. Può un pochettino raccontarci, suntarci questo suo intervento? Sì, diciamo che la sostenibilità della filiera olivicola è legata anche alla valorizzazione completa del frutto, quindi una filiera olivicola, come si dice adesso, va di moda come nome, a scarto zero. Scarto zero significa che arriva in frantoio 100 kg di olive e dovrebbe essere valorizzata il più possibile. Al momento noi valorizziamo solo l'olio, quindi la resa d'estrazione fondamentalmente. Ci sono diverse ormai tecnologie mature che permettono di valorizzare anche l'acqua di vegetazione e la sanza, oltre ovviamente al nocciolino che si utilizza per via energetica. E tra queste opportunità la sanza può essere valorizzata sia a livello zootecnico nell'alimentazione degli animali, e comporta un miglioramento della qualità del latte e della carne che viene consumata, oppure ci sono tecnologie per l'utilizzo come crema di olive a livello alimentare umano. Invece nell'acqua di vegetazione ci sono sostanze fenoliche bioattive, che sono presenti anche in quantità elevata nella sanza, che possono essere recuperate. Sono gli stessi composti fenolici che fanno bene alla salute presenti nell'olio, e queste sostanze, una volta recuperate, possono essere utilizzate per la produzione di alimenti funzionali, per la produzione di integratori alimentari, per la produzione anche di ingredienti da utilizzare nell'industria alimentare, che vanno a sostituire gli ingredienti di sintesi. Un esempio, per esempio, sono nelle carni la sostituzione dei nitriti e dei nitrati con queste sostanze fenoliche bioattive naturali, che hanno effetto antimicrobico e anche antiossidante, e quindi proteggono la carne dall'ossidazione, ne migliorano le caratteristiche qualitative, e senza utilizzare i nitriti e i nitrati, che sono sostanze di sintesi e per certi versi abbastanza, diciamo, chiacchierate per quello che riguarda l'impatto sulla salute. Ha parlato dell'importanza dei polifenoli e quindi cercarle di salvaguardarle, a parte negli aspetti dell'estrazione e della trasformazione, ma anche nell'ambito familiare, cioè incominciare a pensare come conservare bene l'olio. Certo, perché i composti fenolici presenti nell'olio, che fanno bene alla salute, sono sostanze antiossidanti, quindi tendono a proteggere l'olio dall'ossidazione. E allora bisogna evitare che l'olio sia esposto alla luce, per esempio all'interno delle bottiglie, perché tende a ossidarsi e quindi perdiamo i fenoli. Deve essere conservato in assenza di aria, o più possibile con una quantità di aria il più possibile bassa, perché l'ossigeno favorisce l'ossidazione e quindi la perdita di fenoli. E anche le temperature sono importanti, quindi bisogna evitare che l'olio venga esposto a temperature relativamente alte, in modo tale da evitare la degradazione.